Buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere qui, di aver partecipato e di aver seguito gli interventi dei nostri dottori. Io sono Ari Martini Monica e sono il presidente dell'Associazione MSA Italia, che è un'associazione nata per i pazienti, per sostenerci e per creare informazione e aiuto fra i pazienti. Ora abbiamo 45 minuti dedicati alle domande che possiamo fare ai nostri medici, al dottor Alessio Di Fonso e alla dottoressa Maria Pellecchia, che innanzitutto ringrazio di essere qui e di aver preso l'impegno di partecipare oggi. Potete farmi le domande in chat e io provvederò a farle ai dottori. E vi chiedo la gentilezza di scrivere se volete a chi è riferita la domanda, di modo che sappiamo subito a chi farla. Io vedo che c'è già una prima domanda di Gianluigi. Ve la dico. Recentissime ricerche hanno messo in relazione danni epatici e Parkinson. Anche nella MSA si studia forse la relazione dell'accumulo di alfa-sinucleina e i danni epatici? Non so chi di voi vuole rispondere a questa domanda, magari la faccio, cominciamo con la dottoressa Pellecchia. Allora, riguardo a questo non ci sono evidenze per quanto riguarda la propria multisistemica. Forse quello che può essere stato letto è qualcosa sul danno epatico indotto da farmaci che sono stati tentati come modificatori del decorso di malattia. Uno degli ultimi trial che è stato portato a termine è stato sostanzialmente interrotto a causa di epatotossicità. Quindi può darsi che Gianluigi che ha fatto la domanda abbia letto quello. Per quanto riguarda invece l'origine della malattia, non sembra, almeno non è noto che ci siano associazioni del genere. In letteratura non ci sono riportate questo tipo di associazioni. Grazie dottoressa. Abbiamo anche un'altra domanda subito dopo di Luisa, e in questo caso la facciamo al dottor Di Ponzo. Ci sono evidenze circa la relazione tra malattie infiammatorie croniche dell'intestino ed MSA? Allora, questa è una domanda interessante, infatti grazie Luisa di averla sollevata perché l'aspetto infiammatorio è un aspetto molto studiato nell'MSA e infatti sia per capirne la patogenesi e sia per trovare anche delle nuove terapie, uno dei target più studiati è proprio quello dell'infiammazione. E chiaramente il fatto che esista una malattia infiammatoria cronica in una persona può far pensare che quella persona sia più predisposta a un meccanismo, diciamo, di infiammazione che possa prendere anche il cervello. Ad oggi non c'è una relazione diretta, cioè non c'è un nesso di casualità che sia stato accertato tra la diagnosi di una malattia infiammatoria cronica, ad esempio intestinale, e l'atrofia multisistemica, mentre alcune delle forme di malattie infiammatorie croniche intestinali hanno delle manifestazioni extraintestinali che possono interessare anche il sistema nervoso, l'occhio, la cornea e altre parti che non siano l'intestino. Sicuramente sono campi che vanno esplorati ancora più a fondo, in casistiche molto ampie, proprio per capire se esiste un nesso, perché questo potrebbe ulteriormente supportare una delle linee di ricerca, ovvero quella della neuroinfiammazione come concausa o comunque fenomeno e quindi come meccanismo da andare a colpire dal punto di vista, diciamo, di possibilità terapeutiche anche nella MSA, nella propria multisistemica. Grazie, dottor Di Fonso. Mi sono dimenticata, ne approfitto ora per parlare di una cosa che è capitata ieri, che sicuramente molti di voi che adesso sono collegati hanno appreso e quindi si è creato un po' di scalpore fra i pazienti e i caregivers. Ieri purtroppo è uscita una notizia rilasciata dalla BioHaven. Sul trial che è in corso anche in Italia del verdiperstat. Che è un farmaco che è stato testato per verificare che potesse magari rallentare il progredire della patologia.
Purtroppo ieri è uscita una prima notizia da BioHaven dove praticamente si parlava dell'esame dei primi risultati che appunto sono sembrati essere non positivi e quindi diciamo è stata un po' una battuta d'arresto, è una comunicazione che è stata rilasciata dalla stampa, molti pazienti si sono sentiti un po' persi, sono venuti da noi e hanno cercato anche i dottori, è una notizia che ha colto di sorpresa sia noi che i dottori che comunque hanno appreso la notizia nello stesso momento nostro e quindi sicuramente ora le cose si assesteranno e sicuramente tutti i pazienti che adesso non sanno bene che cosa succederà verranno contattati e sapranno sicuramente dai loro medici quali sono i passi successivi da affrontare. Volevo appunto chiedere qualcosa in merito ai nostri dottori che sono qui con noi adesso, di modo che possiamo avere anche il loro punto di vista in merito a quello che è stato detto ieri proprio. Grazie. Come diceva giustamente Monica, abbiamo ricevuto ieri un'email e un'agenzia di stampa, come l'avete vista voi probabilmente, l'avete letta su Facebook o su altri social. Quindi la comunicazione è arrivata a noi nello stesso momento in cui è arrivata a voi. La cosa, diciamo, ovviamente negativa è che le aspettative purtroppo di questo trial sono state, diciamo, al momento deluse. Però noi aspettiamo di avere delle comunicazioni più complete sull'analisi statistica, perché non è sicuramente ancora stata completata e diciamo, ci riserviamo anche di capire e di comunicare ai pazienti se è il caso di continuare ancora il farmaco sperimentale ancora per qualche settimana, nell'attesa di capire meglio cosa ci dirà lo sponsor, cosa ci diranno le analisi statistiche, oppure se lo sponsor ci dirà diversamente in base all'analisi, saremo noi a comunicare ai pazienti tutto quello da fare, insomma, quindi è solo una questione di pochi giorni per capire meglio la reale situazione dello studio. Quindi abbiate solo pazienza, ma insomma abbiamo cercato già di contattare tutti per, nei limiti del possibile per rassicurarli. È ovvio che è una delusione forte anche per noi, speriamo insomma che magari non sia tutto da buttare, ma che venga fuori ancora qualche cosa di positivo da quest'analisi, insomma. Grazie dottoressa. Io ci tengo a dire anche che comunque questo è stato un primo passo, un primo studio importante che è stato fatto anche in Italia ed è un inizio. Comunque ci aspetta un futuro davanti dove sicuramente ci saranno altre occasioni, ci saranno altri studi a cui poter partecipare e si sta facendo tanto, i medici si stanno impegnando tanto per poterci dare un futuro e una speranza nel futuro, quindi non bisogna smettere di crederci, nonostante questa può essere sembrata una brutta notizia, insomma. Ho una domanda per il dottor Di Fonzo e ci chiedono se ci sono terapie mediche che possono interrompere il progredire della MSA. Si riaggancia per l'appunto a quello che stavamo dicendo adesso. Il fatto di aver scoperto alcuni meccanismi che sono alla base, diciamo, di questa patologia ha permesso a diversi gruppi di sviluppare delle molecole che in laboratorio hanno, come dire, sono promettenti nell'ipotesi di riuscire a interrompere il progredire. Per capirlo vengono fatte le sperimentazioni, vengono fatti questi trials, cioè vengono utilizzate queste molecole, innanzitutto capendo che, come dire, non facciano male, no? Quelli, i cosiddetti studi di sicurezza, e dopodiché si va a valutare l'efficacia confrontando delle persone che prendono il farmaco, delle persone che prendono il placebo, e così si riesce a capire effettivamente se queste molecole che sono sperimentate, che sono trovate in laboratorio, riescono a interrompere la progressione della malattia. Uno è stata sperimentata adesso in questa sperimentazione di cui parlavamo prima, di cui anch'io sottolineo, mi raccomando, non vi demoralizzate, perché gli studi sono così, gli studi possono far essere interrotti a un certo punto, perché mettendo insieme tutti i dati si è visto che il risultato totale non è incoraggiante per lo studio, ma questo non significa che sulla singola persona oppure su alcune persone l'effetto di una molecola che si sta sperimentando in realtà abbia avuto beneficio, quindi non va letta per forza sempre in chiave negativa, è comunque
un passo avanti per tutti, perché i risultati vengono studiati e ristudiati anche dopo che viene fermata una sperimentazione. E che oltre a questa ce ne sono altre in arrivo, quindi la speranza che una di queste promettenti dal punto di vista, diciamo, che degli studi che vengono fatti in laboratorio, adesso arrivando in sperimentazione, e per alcune si tratta di davvero pochi mesi, riescano davvero a essere efficaci, quindi a, come dire, interrompere il progredire, è chiaramente la speranza che abbiamo, e non parliamo di cose che arriveranno tra 10 anni, ma di cose che già stiamo facendo adesso e che le nuove saranno a distanza di pochi mesi. Quindi la risposta è: le stiamo sperimentando, e la promessa, diciamo, di queste molecole è quella che funzionino. Ovviamente sta a noi, con le sperimentazioni, eccetera, verificare se è così. Grazie, dottore. Adesso questa domanda la facciamo alla dottoressa Pellecchia. Chiedono se può essere che venga compromesso anche il campo visivo. Dunque, il campo visivo viene compromessa la regolazione autonomica della visione della luce, quindi sostanzialmente una difficoltà della regolazione della pupilla. Come può essere compromessa il controllo, non so, delle urine, la pressione con l'ipotensione ortostatica, ci può essere anche un'eccessiva sensibilità alla luce, per esempio, una difficoltà a tollerare la luce e il sole, per esempio, questo sì, mentre un'alterazione del campo visivo non fa parte della malattia. Vedo che c'è una domanda specifica subito sempre dopo. Per lei, sì. Per quanto riguarda... gliela leggo magari. Chiedono, si parla di farmaci sperimentali per l'MSA come la molecola ANLE-138B e la TH434. Sarei interessata a capire quando verranno messe in sperimentazione sul paziente affetto da MSA e che possibilità ci sarà che tali sperimentazioni arrivino in Italia. Allora, l'ANLE-138B non è al momento in sperimentazione in Italia, l'ATH434 sarà in sperimentazione in Italia nei prossimi mesi. Si tratta di uno studio di fase 2, quindi bisognerà un attimo vedere tutti i criteri, e mi allaccio anche alla domanda successiva: come è possibile entrare in un trial? Cioè, è possibile entrare in un trial se la persona, il paziente, con problemi multisistemici è seguito presso un centro neurologico e, come dire, risponde a determinati criteri di inclusione in quel protocollo. Quindi l'importante è che i pazienti si facciano seguire da noi o da altri colleghi che ovviamente si occupano di disordine del movimento, perché noi stessi riceviamo poi anche dai colleghi richieste per pazienti da inserire eventualmente nei trial. Quindi l'importante è essere in un circuito virtuoso nel quale il paziente è seguito e in qualche modo si informa anche, ormai le informazioni sono disponibili anche sul sito dell'associazione. Stiamo chiedendo a Monica di volta in volta di inserire le informazioni sui trial con i centri italiani che partecipano a quel trial. Quindi per voi pazienti anche collegarvi al sito dell'associazione. Prima era difficile, per esempio, collegarsi ai siti americani perché molti di voi non leggevano in inglese. Invece adesso, potendosi collegare al sito italiano, potrete vedere in tempo reale quali sono i trial attivi e i centri che partecipano ai trial, quindi contattarci. Io ricevo tante email da pazienti che non conosco, stessa cosa sicuramente per il dottore Di Fonso. Quindi veramente non dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo rimanere operativi e propositivi, insomma, perché i trial sono tanti. E se un'altra, diciamo, parola positiva è che se un trial fatto solo in Germania, fatto solo in Francia o in Austria dimostra un'efficacia, c'è un processo che si chiama fast track, cioè c'è un processo che, essendo una patologia rara, una patologia ovviamente rapida come progressione, c'è una rapida approvazione anche del farmaco, a differenza di altri farmaci. Quindi non farlo in Italia non significa che poi, se viene dimostrato che funziona in Francia, non arriva subito in Italia. Ecco, questo è una cosa che vi deve in qualche modo incoraggiare. Grazie, sicuramente sono parole che fa piacere sentire, che aiutano a ritrovare un pochino di voglia di non mollare, insomma.
Domanda al dottor Di Fonzo. Può la fisioterapia e una giusta cura farmacologica alleviare il tremore e migliorare sempre di più la deambulazione, migliorando così le aspettative di vita? Allora, la fisioterapia è fondamentale ed è fondamentale su tanti punti. Sicuramente aiuta la deambulazione, aiuta a mantenere un tono muscolare per cui evita la comparsa del dolore, che è un'altra cosa che l'immobilità, la rigidità non trattata con la fisioterapia può portare. E lo stesso vale per le terapie farmacologiche. Le terapie farmacologiche, ovviamente, per chi si occupa di atrofia multisistemica, sa che vanno bilanciate, vanno, come dire, adattate alla singola persona, con i dosaggi, capito quanto sono tollerate, ma per ogni persona, personalizzando su ogni persona che si conosce dei farmaci sintomatici per cercare di mitigare, di alleviare alcuni dei sintomi, questa è una cosa importante che deve essere fatta perché c'è una risposta a seconda del problema che si va a trattare. E questo perché avviene? Avviene perché il nostro cervello, che è fatto di tantissimi neuroni, ha alcuni neuroni che sono più in difficoltà a causa della patologia, ma altri che invece non lo sono. Quelli che non lo sono, se vengono stimolati, per esempio con la fisioterapia, chiaramente cercano di compensare quelle attività, quelle come dire, funzioni che in quel momento sono state più colpite. E questo deve incoraggiare le persone a farlo in modo ovviamente compatibile con le possibilità di ognuno, perché non bisogna neanche sforzarsi e stare male, al contrario, uno deve guadagnare in termini di qualità di vita e cercare di fare il giusto per, sotto suggerimento del proprio neurologo e di tutto il team che sta seguendo quella singola persona, per star meglio dal punto di vista motorio e dal punto di vista dei sintomi che vengono in qualche modo, come dire, mitigati da queste terapie. E mi collego anche sempre alla dottoressa Pellecchio perché c'è un'altra domanda che riguarda la sperimentazione di Alterit in questo caso. E chiedono in quali ospedali si attiverà la sperimentazione in fase 2 di questo medicinale. Siamo in una fase di selezione dei centri, quindi credo che i centri italiani siano stati tutti contattati già per una selezione, per una cosiddetta visita di selezione, per capire se tutti i centri fossero idonei a partecipare al trial. I vari centri dovrebbero aver ricevuto una lettera di accettazione o meno del protocollo e adesso dovrebbe iniziare una fase di sottomissione del protocollo al comitato etico, cioè ogni centro ha un comitato etico che deve approvare la sperimentazione. Quindi io credo, spero che per fine anno avremo qualche, diciamo, possibilità di inserire, di iniziare forse a screenare, inserire i pazienti, però al momento non so con certezza se tutti i centri inizialmente coinvolti siano stati già selezionati. Ecco, questo non lo so dire. Comunque dovrebbero essere almeno quattro centri in Italia. Grazie. Com'è possibile prevenire le infezioni urinarie in pazienti che effettuano cateterismi 2 volte al giorno? Passiamo al dottor Di. Beh, le infezioni urinarie sono uno dei problemi che si possono presentare. I cateterismi ovviamente aumentano il rischio di questa possibilità, per cui è da una parte fondamentale seguire le istruzioni che vengono date della massima igiene possibile, sterilità della manovra che viene fatta durante il cateterismo, quindi vanno istruiti bene tutti quelli che noi chiamiamo i caregivers, cioè le persone che aiutano o che assistono a volte la persona che fa il cateterismo, perché tutta la procedura deve essere fatta nel modo più sterile possibile. Oltre a questo, un'altra cosa che è importante è che in alcune persone, quando ci sono dei sintomi sospetti,
certi bisogna, come ad esempio non so, il bruciore oppure delle febbri non spiegate, eccetera, bisogna dirlo subito ai medici che lo stanno seguendo per fare degli esami specifici e per cercare di fare in modo, laddove ci siano delle infezioni che si riscontrano, di eliminarle completamente, di testare che queste siano eliminate per evitare che, come dire, colonizzi, cioè rimangano dei batteri che siano resistenti, forse perché non trattati a sufficienza, soprattutto in persone che ovviamente dovendo fare i cateterismi o avendo delle difficoltà urinarie sono più predisposti all'infezione. Quindi ci vuole molta attenzione nella pratica e anche molta attenzione ai sintomi per cercare di prendere in tempo delle infezioni e soprattutto essere sicuri che siano state debellate completamente dal punto di vista infettivo, insomma. Mi ricollego a questo argomento per chiederle se ci sono in commercio molti integratori che servono in teoria a tutelare le vie urinarie e prevenire queste infezioni che sono così correnti nell'MSA. Hanno una vera utilità questi integratori? È davvero un bene essere sempre sicuri di prenderli in via preventiva? Ma il concetto che gli urologi danno è che, visto che la maggior parte dei batteri che colonizzano, diciamo, la vescica vivono in un ambiente che è molto acido, allora, che è molto basico, cioè è molto poco acido, mettiamola così, allora il fatto di rendere più acido l'ambiente urinario in qualche modo è come se scoraggiasse questi batteri a moltiplicarsi. E quindi diciamo che alcune sostanze che hanno queste proprietà acide, come ad esempio l'acido ascorbico, che è la vitamina C, piuttosto che il ribes, piuttosto che ci sono una serie di sostanze naturali che effettivamente si sa che acidificano, cioè abbassano il pH delle urine, quindi nell'ambiente vescicale, uretrale, eccetera, rendono, come dire, un ambiente un po' meno ospitale per i batteri, e quindi per persone che hanno alcune infezioni ricorrenti, questi vengono suggeriti. È ovvio che vanno seguite un po' le indicazioni, nel senso che molto spesso questi integratori vengono suggeriti, ma vengono fatti per esempio a cicli, e vengono fatti con dei dosaggi che non devono essere dei dosaggi che possano dare degli effetti collaterali, che possano dare dei problemi. Cioè, non bisogna poi esagerare nell'utilizzo, diciamo, di quello che viene consigliato. Quindi bisogna attenersi al fatto di fare alcuni cicli per delle persone che ad esempio hanno dei germi che hanno colonizzato per esempio le vie urinarie, e con i dosaggi che vengono richieste. Quindi in modo razionale alcuni di questi, acidificando le urine, hanno, come dire, hanno un senso per le persone che sono molto predisposte. Grazie. Faccio direttamente una domanda alla dottoressa Pellecchia, che poi torniamo anche dal dottor Di Fonzo. Chiedono se può un'adeguata cura farmacologica aumentare le aspettative di vita ed evitare il veloce evolversi della patologia, oppure tutto può essere inutile? Assolutamente tutto non è inutile. Se noi trattiamo in maniera adeguata le persone con atrofia multisistemica, se riusciamo a prevenire quelle che sono le complicanze, se il paziente a sua volta è collaborativo, appunto tramite la pratica della fisioterapia, l'assunzione dei farmaci, diciamo una buona collaborazione tra il medico, il paziente, il caregiver, sicuramente si può prevenire quelle che sono le complicanze più pericolose per la sopravvivenza del paziente. E quello che in genere vediamo, che spesso credo anche Alessio veda, è che maggiore è la compliance del paziente, la collaborazione, maggiore l'assistenza che il paziente riceve dai suoi caregiver, migliore la prognosi, al di là della nostra più o meno maggiore bravura. Molto dipende effettivamente anche dalla capacità del paziente, del caregiver, di recepire in maniera corretta i consigli che gli vengono dati, sia terapeutici che non farmacologici. Insomma, ci sono una serie di strategie importanti che si possono seguire, e tutti noi abbiamo seguito dei pazienti che hanno avuto comunque una lunga, lunga sopravvivenza. Quindi è veramente variabile e bisogna, come dire, veramente essere speranzosi e
e collaborare insieme per cercare di avere una buona, discreta qualità di vita, insomma, il più lunga possibile. Chiediamo invece al dottor Di Fonzo se il singhiozzo fa parte dei sintomi della MSA. Allora sì, il singhiozzo è uno dei sintomi possibili, ovviamente non tutte le persone ce l'hanno, alcune persone ce l'hanno, alcune ce l'hanno in modo lieve, altre hanno un singhiozzo, il cosiddetto singhiozzo incurabile, che è un singhiozzo forte e che disturba la persona stessa, ed è importante segnalarlo perché ci sono delle terapie sintomatiche che riducono il singhiozzo quindi è importante informare il proprio neurologo di questa cosa. Forse appunto uno non pensa che faccia parte di una delle possibilità delle manifestazioni dell'MSA, invece sì, e quindi lo deve informare, perché poi il neurologo può intervenire con alcuni farmaci che sono apposta, come dire, utilizzati anche per ridurre il singhiozzo, quindi è un sintomo importante da tenere sotto controllo perché è fastidioso. È fastidioso e stancante, immagino. È stancante. In generale. Una domanda sempre per lei, dottor Di Fonzo. Come si rintracciano i centri per la fisioterapia? Come si accede? E quale tipo di fisioterapia è adatta per l'MSA? Personalmente mi è stato risposto che è inutile e devo restare in sedia a rotelle. Allora, partiamo forse dalla parte finale della domanda, che vedo che ricorre anche nella domanda che è stata fatta a professor Sapellecchia. Dunque, inutile, non c'è niente di inutile, ma è una questione più che altro filosofica. Uno si deve mettere in conto che noi abbiamo una vita che a un certo punto finisce, la dobbiamo passare nel meglio possibile che riusciamo. In quest'ottica tutto quello che facciamo per stare meglio è utile, ha senso, è utile, ci fa star bene. Non cambia la natura di quello che siamo, cioè del fatto che a un certo punto non ci siamo, non ci saremo più, rimarremo nei ricordi dei nostri cari, però quello non lo cambia, ma fino a quel momento dobbiamo cercare di stare il meglio possibile, perché stiamo bene noi, stanno bene le persone intorno a noi. In quest'ottica, poi, declinando questo discorso, che è un pochino di ordine generale per tutti, su una persona che ha ricevuto una diagnosi di MSA, beh, è fondamentale che nella sua vita, qualsiasi siano le cose che gli capiti, ma nella sua vita sia il meglio possibile, è provato che fare la fisioterapia fa stare meglio. Io prima ho fatto l'esempio ad esempio del dolore. Una persona che ha rigidità e non fa la fisioterapia, una volta che viene mobilizzata quell'articolazione, ha dolore. Perché? Perché il muscolo si è retratto, perché non è stato mai fatto lo stretching, per esempio. Una persona che invece fa lo stretching, quel tipo di rigidità lì non darà dolore. Il dolore è una cosa che ci fa vivere la nostra vita in un modo o nel modo completamente opposto. Quindi è importante farlo. Dove farlo? Beh, allora, intanto i neurologi che seguono la persona possono dare delle indicazioni che riguardano sicuramente i centri che conoscono. Io, per dire, lavoro a Milano, i centri che conosco nella zona di Milano, nell'interna milanese, o dei fisioterapisti che so che conoscono questi problemi neurologici e quindi possono essere indirizzati, li consiglio. E questo, come lo faccio io, lo fanno tutte le persone nei loro centri che conoscono il loro territorio. Quello che è importante è forse, per le persone che vengono da centri forse dove non ci sono dei gruppi che sono specializzati in questo tipo di patologie o non hanno idea, aumentare sempre di più la rete, le conoscenze. Questa è una cosa che l'associazione sta facendo, cercando di dare risposta a tutti, in tutte le zone d'Italia, anche quelle che forse non hanno un centro vicinissimo o non è noto che abbiano un centro vicinissimo, per fare in modo di avere accesso a queste informazioni o di scoprire dei centri che sappiamo fare fisioterapia, ma nessuno lo sa, e che sono in grado di farla in modo mirato anche per chi ha l'atrofia multisistemica, e di far circolare queste notizie. Quindi da una parte ci vuole un network, cioè una serie di informazioni che raggiungano tutti, dall'altra parte i neurologi che hanno in charge, che stanno seguendo, che stanno aiutando quella persona,
danno i consigli su quali sono i centri che conoscono che si occupano di una riabilitazione neurologica che è diverso da, non so, un centro in cui sono bravissimi per una riabilitazione ortopedica, per esempio, in cui sono bravissimi, ma su altri versanti. Grazie, sì, mi ricollego proprio a questo dicendo che proprio con l'associazione, dopo esserci impegnati a creare una sorta di mappa dove pubblicare tutti i centri che abbiamo cercato di pubblicare proprio regione per regione, il passo successivo è proprio quello di andare incontro ai pazienti che ci richiedono di segnalare i centri dove affidarsi per la fisioterapia. È sicuramente il progetto imminente che stiamo già iniziando a cercare di realizzare, quello di realizzare anche una mappa proprio per i centri dove poter fare fisioterapia, perché comunque rimane una delle armi più importanti per i pazienti. La prossima domanda la facciamo alla dottoressa. L'assunzione di Q10 può dare qualche beneficio nel rallentamento della progressione della MSA? Allora, il Q10 è stato coinvolto nella patogenesi della malattia perché sono state trovate alcune forme, rare forme, in Giappone di malattia familiare nella quale era proprio coinvolto un gene che serviva per produrre questo tipo di sostanza che si chiama coenzima Q10, che sta nei mitocondri, insomma è molto importante per prevenire quello che è lo stress ossidativo della cellula e quindi la morte cellulare. Adesso c'è in corso un trial in Giappone, un trial ad alte dosi di Q10, del quale un trial monocentrico giapponese, del quale dovremmo avere a breve la risposta, e appunto anche questo è un trial verso placebo, pazienti trattati con Q10, pazienti trattati con placebo, e vedremo se il farmaco è efficace. Io per mia, diciamo, abitudine lo consiglio, cioè il Q10 lo consiglio. Non so Alessio, però diciamo che è un integratore che ha una ragionevole possibilità di agire in maniera positiva sulla malattia. Non ci sono ancora evidenze in letteratura, ma ragionevolmente potrebbe essere efficace. Quindi, dovendo spendere per comprare degli integratori, meglio farlo per qualche cosa che può avere un senso piuttosto che per qualcosa che invece sicuramente non ha grossa efficacia. E la prossima domanda la facciamo al dottor Di Fonzo e chiediamo come mai spesso incontriamo pazienti che hanno una difficoltà nel ricevere la diagnosi, che ricevono la diagnosi di MSA magari dopo anni di consulti e di visite e di esami. Allora, questa non è una cosa che succede raramente. Perché? Perché è un po' intrinseco nella, diciamo, in questa patologia il fatto di avere dei sintomi spesso all'esordio che possono fare pensare ad altre forme, specialmente ad altre forme più frequenti, che quindi chiaramente vengono prese in considerazione prima dai neurologi, perché forse sono le forme che i neurologi vedono tutti i giorni, mentre il fatto di conoscere una persona che poi ha alla diagnosi di MSA è più raro, perché è comunque una forma più rara. E quali sono queste altre forme? Tendenzialmente le forme più comuni che vengono diagnosticate una persona sono la malattia di Parkinson, se i sintomi che quella persona ha in quel momento sono sintomi anche trovabili nella malattia di Parkinson, cioè il rallentamento del movimento, per esempio, o il tremore, oppure delle forme di atassia. Atassia cerebellare è causata da tante forme genetiche, forme non genetiche, forme acquisite. Ci sono tantissime forme. Chi si occupa di atassia davvero deve sbizzarrirsi in un mare magnum di possibilità per capire quale sia la causa. E quando una persona viene in ambulatorio e ha un problema di equilibrio, e questo quel problema di equilibrio potrebbe essere dato anche da
un'atrofia multisistemica a prevalenza cerebellare, quella di tipo C, chiaramente all'inizio non è così facile e bisogna cercare di capire quale tipo di queste atrofie si trovi. Diciamo che adesso ci sono i nuovi criteri diagnostici, sicuramente possono aiutare per anticipare l'ipotesi di una diagnosi di probabilità o di possibilità di atrofia multisistemica. E l'altra cosa che avete sentito prima anche mentre ne parlavamo durante le letture, ci sono degli esami che noi utilizziamo che messi insieme ci aiutano ad escludere altre forme e a rendere più probabile il fatto che si tratti di atrofia multisistemica. Un esempio, ad esempio, è quello della risonanza. Però anche quello può a volte ritardare la diagnosi perché una persona che ha dei sintomi incipienti può avere ancora una risonanza normale, e quindi di fronte a quello, una risonanza normale, dei sintomi che ancora non soddisfano completamente i criteri, eccetera, la diagnosi viene fatta un po' in ritardo e quindi fa parte un po' della difficoltà diagnostica di questa forma perché, ripeto, non c'è un singolo esame che dia la certezza al neurologo di poter comunicare che si tratti di diagnosi di atrofia multisistemica, è una combinazione dei sintomi, dell'evoluzione, dell'andamento, dei criteri, cioè degli esami che fanno vedere che escludono altre forme oppure che suggeriscono questa forma, il tutto alla fine porta ad avere una di queste diagnosi di possibilità o di probabilità. Quindi è un processo complesso che richiede a volte tempo in alcune persone. Aggiungo una cosa a quello che ha detto Alessio. Una delle novità dei nuovi criteri è quello che prevede una categoria di forma prodromica, cioè di forma premotoria di malattia. In questa categoria entrano, diciamo, a far parte quelli che sono i sintomi autonomici, quindi l'incontinenza urinaria, l'ipotensione ortostatica, oppure il disturbo del sonno REM. Che sono spesso precedono di possono precedere anche di qualche anno l'inizio dei sintomi motori. E quindi a maggior ragione il paziente quando arriva dice: ma io ho questo disturbo del sonno da 5 anni, oppure ho questo disturbo urinario da 4 anni, nessuno ha mai pensato che fosse un'atrofia multisistemica. Quindi anche inserire nei criteri questa categoria è un modo per nel tempo arrivare a una diagnosi più precoce, anche di queste forme con esordio autonomico, per esempio, non motorio, che molto spesso è ancora più difficile da diagnosticare. E ricollegandoci al Q10, Luisa ci chiede quali sono le dosi consigliate da assumere generalmente. Allora, adesso non ricordo con precisione nel trial giapponese che dosaggio fosse usato. Comunque, dai 2 mi sembra intorno ai 1000 milligrammi nel trial giapponese. Nella formulazione che uso io, però, ovviamente non posso fare nessun nome. Io vado dai 2-4 millilitri al giorno. Nel trial sono 1000 milligrammi al giorno, se non ricordo male. Grazie. Dottori Fonzi ci chiedono se pensiamo possano esserci dei fattori ambientali che predispongano l'insorgere della patologia. Beh, allora, bella domanda, nel senso che ad oggi diciamo che non sappiamo bene quale sia la causa, cosa influisca nella predisposizione. Si stanno studiando tantissime cose, sia i fattori predisponenti, quello che di sicuro noi vediamo è che non ci sono dei fattori genetici che seguono, come dire, le regole classiche della genetica di trasmissibilità, cioè non ci sono nelle persone, diciamo del mondo occidentale, perché la professoressa Pellecchia accennava in Giappone, probabilmente hanno dei fattori di rischio diversi, ma diciamo in Europa, in America,
America, non vediamo delle forme trasmissibili in cui ci sia un padre, un figlio, una sorella, un fratello che siano affetti da atrofia multisistemica. Quindi questo suggerisce che, diciamo, dal punto di vista genetico non ci siano dei fattori che abbiano queste caratteristiche per cui avere quel singolo fattore porti alla malattia. Detto questo, questo non significa che invece un insieme di fattori genetici, quindi non trasmissibili, perché sono delle combinazioni uniche che una persona può avere, possano aumentare il rischio. E questo si riaggancia a una cosa che della domanda che non so se la signora Luisa è la stessa che chiedeva prima, per esempio. Nelle malattie infiammatorie croniche ci sono dei fattori predisponenti, dei geni predisponenti di infiammazione che sono stati trovati essere, ad esempio, in comune tra alcune malattie infiammatorie croniche intestinali e l'atrofia multisistemica, oppure in comune tra l'atrofia multisistemica e altre malattie infiammatorie. Ecco, questo è già qualcosa di più indicativo, cioè forse una persona è più predisposta perché ha tutta una serie di fattori che la rendono più predisposta all'infiammazione. E questo è una delle possibilità che rende unica quella persona e fa capire come mai non c'è una familiarità, però la genetica in qualche modo potrebbe contribuire. Qualche dato sta emergendo su questo. Sulla parte dei fattori ambientali, anche questo è molto difficile da trovare. Perché? Perché gli studi che vengono fatti fanno vedere che quella persona vive nello stesso contesto ambientale di altre persone, ad esempio i familiari e anche non familiari, che però non si sono ammalati. E quindi questo fa pensare che se c'è un fattore ambientale che contribuisce, deve essere un fattore ambientale che ha un'azione su qualcuno che comunque è predisposto per propria predisposizione di tutti questi fattori genetici a quel fattore ambientale specifico. Ad oggi questo fattore ambientale non sappiamo quale sia, ovviamente. Come tutti sanno, tanta ricerca viene fatta sul ruolo di questa alfa sinucleina, di questa proteina che noi abbiamo in natura, che stiamo capendo anche che funzione abbia, una proteina sicuramente importante per la funzione dei neuroni, ma che nei laboratori è stato visto che quando questa proteina cambia la sua conformazione, ha delle proprietà strane per cui il laboratorio può creare dei danni. E allora da questo si sta cercando di capire se questa proteina, anche nelle persone che poi si ammalano di atrofia multisistemica, possa essere lei in primis a causare dei danni. E su questa cosa, oltre che tanta ricerca, si sta cercando di capire anche se, come dire, utilizzarla proprio anche come target terapeutico per capire se arginando le proprietà di questa alfa-sinucleina effettivamente si riesce a cambiare l'evoluzione dell'atrofia multisistemica. Grazie, dottor De Fonso. Io penso che ci sia purtroppo tempo per fare un'ultima domanda veloce, che è l'ultima che abbiamo messo, dove chiedono se, siccome la MSA viene classificata come un parkinsonismo, perché in realtà i farmaci anti-Parkinson non sembrano aiutare? In realtà viene classificata come parkinsonismo proprio perché, oltre ad avere delle caratteristiche atipiche per una malattia di Parkinson, la risposta ai farmaci non è ottimale come nella malattia di Parkinson. Ma il fatto che non sia ottimale non vuol dire che non c'è. Moltissimi pazienti con MSA di tipo parkinsoniano rispondono alla terapia. Se tollerano dosi abbastanza alte di levodopa, possono avere una buona risposta farmacologica. Il criterio, diciamo, di difficoltà può essere la presenza di un peggioramento dell'ipotensione ortostatica e soprattutto il neurologo deve sapere che deve dare dosaggi un po' più alti rispetto a quelli che darebbe in un parkinsoniano per avere una risposta. Grazie. Io purtroppo penso che abbiamo finito un po' il tempo e purtroppo ci dobbiamo salutare. Io invito chi sta facendo altre domande magari a scriverle o sulla nostra pagina Facebook dell'associazione o scrivendo una mail proprio al sito
associazione, di modo che potremo poi provare a darvi una risposta facendo comunque le domande ai nostri dottori. Volevo lasciare qualche secondo alla fine proprio per ringraziarli perché hanno dato un gran bel contributo e soprattutto hanno dimostrato di voler star vicino ai pazienti e di sostenerli. Ci hanno dato fiducia, ci hanno dato modo di avere fiducia nel futuro. E sto leggendo nella chat tanti che vi fanno i complimenti, soprattutto per il sorriso con cui avete posto i vostri interventi e dato le vostre risposte. E ringrazio anche Filippo che ci ha permesso comunque di partecipare, di essere qui. Sono onorata di aver potuto fare da moderatore a voi e di essere stata qui. E, detto questo, vi ringrazio. Se volete fare un saluto veloce, poi ci salutiamo. Grazie e un grazie. Sorriso a tutti. Grazie a tutti. E a presto. A presto. Arrivederci.